In questo video vediamo assieme come impostare un programma di allenamento per la velocità. Quindi vediamo assieme come impostare un programma di allenamento per i 100 metri, 200 metri e 400 metri. Innanzitutto dobbiamo dire perché la programmazione sia, diciamo, completa, deve durare dai 6 ai 9 mesi. Questa, diciamo, è la durata media normale di una programmazione soddisfacente e diciamo, poi completa. Detto questo, le fasi della preparazione sono 5. La prima fase si chiama GPP. Entri, sono 2 settimane in cui cominciamo ad allenarci, quindi cominciamo a muoverci, cominciamo a fare un po' di corsa, un po' di esercizio, un attimino di forza, soprattutto magari potenziamento con il corpo, magari ci facciamo qualche gradone, cominciamo a fare qualche salita e quindi cominciamo ad attivare quello che è il corpo e prepararci a quello che sarà la fase poi più grossa, che è il GPP. GPP sta per General Physical Program, che quindi è un programma generale, appunto, in cui prepariamo il fisico a quella che poi sarà la gara che andiamo a preparare. Naturalmente sarà sempre diverso a seconda della gara che andiamo a preparare. Una programmazione generale per i 100 metri è naturalmente diversa da una programmazione generale per i 400 metri. Le fasi in principio rimane poi lo stesso. Quindi in questa fase, nel GPP, è la fase più grande della programmazione. Quindi se una programmazione è di, diciamo, di 6 mesi, il GPP durerà almeno la metà, quindi diciamo 3 mesi. E in questi 3 mesi metteremo praticamente quelle che sono le basi, appunto, per la nostra gara, per la nostra prestazione. Gli ingredienti, diciamo, fondamentali di questa fase sono sicuramente la forza. Sicuramente cominceremo anche a mettere dell'aerobico anche per i 100 metri, per mettere appunto le fondamenta per poi riuscire a sostenere quelli che saranno gli elementi futuri. Faremo anche un potenziamento generale anche per allenare la parte superiore, quindi schiena, addominali. Lavoreremo molto sull'anca e naturalmente faremo anche tanti esercizi di forza per le gambe. In questa fase faremo anche tante salite, quindi il potenziamento e la forza in generale. Faremo anche tante ripetute in pista, sia di velocità che di resistenza lattacea, di potenza lattacea, di temporanee. Diciamo che quello che si predilige in questa fase è la quantità piuttosto che alla qualità. Quindi lavoriamo un lavoro generale grosso, appunto, per prepararsi alla nostra gara. Man mano che andiamo avanti con l'allenamento, man mano che andiamo avanti con la fase del GPP, diminuiremo quelle che sono le quantità ed aumenteremo magari naturalmente i recuperi e cominceremo a lavorare sempre un po' di più sulla qualità. Man mano passeremo a quello che è l'SPP, e l'SPP è appunto la terza fase, e qui cominceremo a alzare il livello di qualità e diminuire quello che è il livello di quantità. Cominceremo magari a fare le prime gare, giusto per fare qualche test, per vedere come sta andando l'allenamento, per vedere appunto come ci sentiamo, per poi riuscire a programmare ancora meglio quello che è la preparazione poi generale per la gara poi importante su cui puntiamo. Quindi in questa fase cominceremo ad aumentare le velocità. Cominceremo a diminuire i lavori in palestra, a prediligere soprattutto la forza un po' più dinamica, un po' più veloce. Cominceremo magari a fare i banchi, cominceremo sicuramente a fare anche del traino e le nostre ripetute, appunto, cominceranno a essere più veloci. Ed è qui che cominciamo a sentirci un po' bene. Questa fase, appunto, se prendiamo un allenamento di 6 mesi, questa fase durerà 5, 6, 7 settimane. Per poi passare alla quarta fase, che è l'SPP1. Qui cominciamo a fare seriamente e cominciamo sicuramente a diminuire moltissimo quella che è la quantità per puntare sulla qualità. Cominciamo a fare le gare, cominceremo a correre veloce e la forma comincia a salire. Quindi sicuramente in questa fase cominceremo a fare veramente delle ripetute veloci, i recuperi aumenteranno e diminuiranno sicuramente moltissimo anche quelli che sono i volumi. E anche in questa fase sicuramente facciamo del traino, faremo magari anche del potenziamento, prediligeremo soprattutto quella che è la forza dinamica, la forza esplosiva. La forma comincia a salire e qui cominciamo a sentirci veramente bene. Anche nelle gare dovremo poi sicuramente fare anche dei buoni risultati. Questo se abbiamo lavorato bene prima. E poi andiamo con quella che è l'ultima fase, che è il taper. Il taper sono 2-3 settimane in cui si programma la massima forma, quindi andiamo a programmare la gara che più ci interessa. Quindi se abbiamo i campionati italiani, che possono essere i campionati regionali, dipende appunto dal livello a cui siamo, campionati europei, campionati del mondo, parlo direi soprattutto per gli amici master che ci seguono, e qui cominciamo a sentirci veramente bene. La cosa importante di questa fase è fare sicuramente molta qualità, diminuire drasticamente la quantità e puntare al fatto di far salire la forma per la gara a cui teniamo di più.
La capacità di un allenatore è quella appunto di far andare bene, di far salire la forma ai propri atleti o al proprio atleta appunto nella gara e nel giorno in cui c'è la gara più importante. E qui distinguiamo, direi, gli allenatori che sono bravi dagli allenatori che sono, diciamo, meno bravi. Queste erano appunto le 5 fasi per una programmazione efficace nello sprint. Io ti auguro buon divertimento, se hai domande sicuramente fammene. Non mi resta che augurarti buon divertimento con l'allenamento e mi raccomando, sempre a canna.